Ciao, eccoci ritrovati ai video di formazione per la giornata nazionale della colletta alimentare. I materiali indispensabili per la colletta alimentare sono la pettorina, lo scatolone, il sacchetto e non dimenticarti i volantini. Una volta posizionato davanti al punto vendita, accogli le persone che stanno venendo a fare la spesa. Ricordati di salutare, presentarti, spiegare che cos'è la giornata nazionale della colletta alimentare ed invitarli a partecipare. Puoi dire una frase tipo: "Ciao, sono Carlo, oggi è la giornata nazionale della colletta alimentare. Stiamo raccogliendo prodotti a lunga conservazione per chi ha bisogno: olio, tonno, omogenizzati alla frutta e tanti altri alimenti a lunga conservazione. Trovi la lista sul volantino." Durante la giornata dovrai supervisionare tutti i volontari, ma soprattutto ricordati di compilare il modello A e il modello B. Nel modello A verranno riportati i pesi di tutti gli alimenti donati, divisi per categorie. Nel modello B, invece, dovrai riportare tutti i dati dei trasporti con i relativi pesi. Questo è molto importante perché funge da bolla di trasporto. Il tuo ruolo in questa fase della colletta alimentare è ricevere le donazioni che la gente vorrà darci, quindi gli alimenti che vorranno donarci. Inoltre, devi essere sempre pronto a dare informazioni su dove il cibo verrà distribuito, in quale zona verrà distribuito e a quali strutture. Ricordati di ringraziare e di invitare, se vorrà, il donatore a visitare il banco alimentare. Il lavoro che dovrei fare prevede il sollevamento di pesi, l'utilizzo di taglierini, forbici e scotch, per cui è fortemente sconsigliato ai minori. Per quando dovrete alzare gli scatoloni, è molto importante conoscere quali sono le posizioni per non farsi male. Se devi sollevare uno scatolone da terra, ricordati di non tenere le gambe dritte, tenere lo scatolone vicino al corpo, piegare le ginocchia, mettere un piede davanti all'altro per non perdere l'equilibrio. Se si devono spostare oggetti, avvicinare lo scatolone al corpo, non ruotare il tronco ma tutto il corpo utilizzando le gambe e non farlo mai troppo bruscamente. Se non riesci a farlo da solo, fatti aiutare da qualcuno. I materiali che ti saranno forniti sono la pettorina, il modello A e il modello B, lo scatolone, la bilancia per pesare lo scatolone, il taglierino e lo scotch, i pennarelli e le etichette. Il tuo compito è quello di suddividere gli alimenti donati per tipologia e metterli negli scatoloni. Ovviamente dovrai mettere olio con olio, sughi con sughi, pasta con pasta, omogenizzate la frutta con omogenizzate la frutta, riso con riso, biscotti con biscotti. La scatola va riempita completamente, ma fa attenzione a non superare i 15 kg e poi chiudila con lo scotch. Pesa la scatola sulla bilancia e poi annota sull'etichetta il peso, il supermercato e la tipologia di prodotto. Cosa dovrai fare ora? Aiutare a caricare gli scatoloni sui mezzi di trasporto. Ricordati di dare al trasportatore il modello A. Questo è importante qualora il trasportatore venga fermato dalle forze dell'ordine. Prima di consegnare i modelli A, però, accertati che tutti i valori siano riportati anche nel modello B, che ha il capo equipe. Se non ti sei ancora iscritto come volontario, fallo subito. Seguici sui social e condividi la tua esperienza con noi.